Un saluto a tutti i lettori di Readball.com, primo video dal CES 2015 di Las Vegas. L'evento non è ancora cominciato, però Acer ci ha tenuto ad invitarci al Hotel Cosmopolitan per presentarci alcuni degli ultimi prodotti presentati appunto dall'azienda. Quello che ho in mano è Acer Liquid Jade S, l'ultima proposta della casa, si posiziona sulla fascia media ad un prezzo di circa 299 euro e arriverà nel corso del mese di febbraio, quindi lo dovremo vedere tra pochi giorni già anche forse sul mercato italiano. È uno smartphone dalle caratteristiche, come dicevo, diciamo medie. Troviamo però all'interno una caratteristica sicuramente interessante, cioè un processore MediaTek Octa-Core a 64 bit che assicura anche la connettività 4G LTE. Lo smartphone arriva con Android 4.4 KitKat a bordo, però l'azienda ci tiene a specificare che nel corso del 2015, speriamo nei primi mesi del 2015, arriverà anche la versione 5.0 Lollipop di Android. Il terminale ha un'interfaccia piuttosto personalizzata dall'azienda, soprattutto nella parte del launcher, anche se poi le applicazioni che vediamo sono quelle stock di Android per la buona parte. Tra le altre caratteristiche di spicco troviamo sicuramente la fotocamera da 13 megapixel nella parte posteriore accompagnata dal suo flash LED, la fotocamera da 5 megapixel frontale perfetta per i selfie e soprattutto una caratteristica molto interessante è dietro questo sportellino sul lato sinistro del terminale. Il carrellino nasconde infatti due slot che possono essere utilizzati sia per due SIM oppure per una configurazione con una SIM e una micro SD per espandere la memoria del dispositivo. Sicuramente è una caratteristica molto interessante, è anche un device estremamente leggero, devo dire, e anche sottile perché è sotto gli 8 mm di spessore. Sulla scocca posteriore, che ha una texture zigrinata leggermente appunto piacevole al tatto e soprattutto carina da vedere, vediamo che Acer ci ricorda che questo dispositivo presenta tecnologia audio DTS HD, quindi sicuramente un output sonoro di qualità che dovrebbe assicurare una migliore qualità rispetto agli smartphone della stessa fascia di prezzo. Siamo sicuramente curiosi di scoprire questo smartphone, come si comporterà, speriamo di vederlo a breve anche sul mercato italiano. Noi ci vediamo al prossimo video per Readball.com, Andrea Ricci.